se non nella, appunto, quello che dicevi tu, nella personalità, nel modo d'approccio. Ah la 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 la, ragazzi, ragazzi, qua Rabiot viene steso in area di rigore, rigore. Calcio sulla tibia, la palla la prende Rabiot, Tacchetto sulla tibia. La palla la prende Rabiot in anticipo sul centrale di Siviglia, Rabiot va per terra dolorante. Questo è rigore. Questo è da VAR, è rigore tutta la vita perché il difensore di Siviglia è in ritardo e va col piede a martello sulla gamba di Rabiot. Ed è anche rosso, mi sa. Secondo me è qua, visto che è l'ultimo, ci sarà. Lì c'è davanti il portiere con la porta, quindi doppio giallo. Questo è rigore. Ma questo è rigore. Questo è rigore tutta la vita, il problema è che al VAR non stanno segnalando ancora nulla. Beh, ma credo Allegri guarda il quarto uomo intanto. Beh, Fabrizio, no, Gabri Gavra, possiamo rimanere in diretta con voi per fino almeno al momento di capire se è rigore? Assolutamente, grazie. Anche perfetto. Secondo me questo è rigore, è strano che il VAR non lo chiami a guardare. È incredibile, infatti, ma questo sta parlando, a valutare la situazione, strano. Cioè Rabiot arriva in anticipo e il centrale difensivo di Siviglia, a gamba tesa, manca la palla e prende in pieno la tibia e il polpaccio di Rabiot che c'ha la gamba stesa sul pallone preso, è già mandato via. Non ci sono Rabiot dubbi. Viene steso in area di rigore nell'area piccola. Non qua non si capisce niente, dubbi. C'è un silenzio assurdo allo stadio. Allegri guarda in continuazione il quarto uomo, come per dire, c'è non andate a guardare? C'è un check in corso. Ma non è segnalato, però. Di solito viene segnalato, viene in qualche modo, si vede, no? Il colloquio. Intanto farò rivedere il tacco di Pogba, che ha smarcato Locatelli, che ha fatto partire l'azione, è stato bravissimo qua. È stata una bellissima azione, è stata una bella azione. Sì, ma Pogba è entrato bene oggi, è stato bene a Bergamo, è entrato bene anche nell'ultimo in campionato, ma nel frattempo non c'è il VAR del check segnalato, almeno nel riquadro in basso a sinistra. Infatti. Rabiot è ancora per terra. I giocatori della Juve stanno spiegando all'arbitro cosa è successo. Ma io rimango tanto abbastanza... se non glielo spiego. Non capisco perché. Perché secondo te non cosa l'arbitro aspetta, non può andare al VAR se non è chiamato, certo, no? Rivediamo l'azione, quadrato, cross in mezzo. Quindi non è stato chiamato. Rabiot va sulla palla. E l'altro gli prende col piede a martello alto, gli prende la tibia. Ragazzi, questo non è solo rigore, ma è anche al limite. Guarda. E se io vi dicessi che è andato lui sul... e se io vi dicessi che vanno insieme vi incazzate, rivedendola è blasfemia adesso... ma dipende un po' dall'inquadratura perché la seconda adesso... effettivamente Ravanelli, sembra così, rivedendola adesso mi bargigio pare... nel senso che vanno insieme, ma forse. Ragazzi, da davanti si vede benissimo che la palla sì, da davanti Rabiot. Sì, in questa quadratura. Guarda la tibia di Rabiot. Però vanno insieme, è no, vero, è zero, che vanno ragazzi. Insieme, no, ma, il giocatore, rigore, ma il giocatore Badè gli va sopra direttamente sì, sopra al polpaccio di Rabiot, eh? Cioè Rabiot va per impattare la palla, l'altro va addosso al piede tibia. Di Rabiot, al polpaccio di Rabiot, polpaccio, Francesco. Caviglia, quello che è. No ragazzi, io niente non... di fatto, neanche il va, cioè non c'è stato niente, niente. Check, non voglio dire non niente perché chiamato... sono rimasto ancora Ronaldo steso a Oporto al 94esimo in biciata che non si va al VAR. Fatemi andare da Ravanelli che così lo